presidio contro le autostrade in Lombardia. Quante sono le autostrade in progetto? Ma sono tantissime, sono almeno una decina, considerando anche le opere di grande viabilità, e quindi non soltanto le autostrade a pedaggio. Messe tutte insieme fanno qualcosa come 650 km di strada doppia, tripla o addirittura quadrupla corsia da realizzare ex novo, come se la Lombardia fosse un far west in cui bisogna costruire le infrastrutture fondamentali. Per quale motivo stamani davanti a Asso Lombarda? Che appuntamento c'è? Oggi c'è la Mobility Conference, un appuntamento che ogni anno da una decina d'anni gli industriali organizzano per discutere di infrastrutture, di mobilità e di altri temi. Noi vogliamo far presente al mondo industriale che le grandi priorità della Lombardia non sono necessariamente quelle di realizzare nuove autostrade, anzi, pensiamo che la Lombardia, grande area metropolitana europea, abbia bisogno di dotarsi di un sistema integrato della mobilità, in cui le autostrade probabilmente, se guardiamo bene, bastano quelle che ci sono e magari qualche rafforzamento, qualche sistemazione qua e là, ma quello che veramente manca, quello che è il grande ritardo infrastrutturale della Lombardia rispetto ad altre grandi regioni metropolitane europee, è il sistema della mobilità collettiva su ferro, le linee di forza del trasporto di massa, del trasporto collettivo di massa. Se vogliamo avere una regione più moderna, agli industriali dobbiamo dire che i grandi investimenti non possono andare tutti in autostrada, anche perché quei soldi che oggi vengono immobilizzati per fare autostrade sono soldi sottratti alle imprese, a quelle imprese che oggi chiedono credito alle banche e ottengono picche. Non si capisce perché le banche debbano finanziare le autostrade e non debbano invece finanziare le piccole e medie imprese della Lombardia. Chi sono i protagonisti di oggi dentro? Chi interviene? Oggi è previsto l'arrivo di Passera, il ministro dei trasporti, che tutti conosciamo anche come ex CEO di Banca Intesa, cioè la principale banca coinvolta nei grandi investimenti infrastrutturali autostradali della Lombardia. Ci sarà il presidente Formigoni, ci sarà il presidente della provincia Podestà, ci sarà anche il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Bassanini. Facciamo notare che le autostrade di cui stiamo parlando sono tutte autostrade in project financing, quindi pagate integralmente dai privati. Peccato che i privati finora non hanno sganciato niente, gli unici soldi che sono arrivati alle autostrade sono soldi pubblici, sono soldi della Cassa Depositi e Prestiti, sono soldi di RFI, sono soldi degli enti locali. Le banche non hanno staccato neanche un assegno.